Mi raccomando ragazzi, se avete bisogno di crediti passate da igvolt.it, trovate il link in descrizione, con il codice HOME avrete uno sconto pazzescamente incredibile. Ragazzi mi raccomando, se avete bisogno di maglie pazzescamente incredibile, con il mio codice coupon HOME fino alla fine del mese avrete uno sconto del 20%, quindi uno sconto ulteriore. Mi raccomando, stanno arrivando anche le feste di Natale, piano piano eccetera eccetera, se volete comprarvi una maglietta o due a prezzi veramente strascontati c'è il link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui perché sono usciti i premi della Weekend League e delle Division Rivals. Allora, vorrei dire due cose. La prima, ho giocato la Weekend League, ho fatto oro 1, ho fatto 20 vittorie con una partita rimasta. Mi è successa una cosa per la quale veramente stavo diventando matto, ovvero che praticamente durante una partita stavo vincendo la partita 1-0, l'avversario mi segna 1 pari, segna di nuovo 2-1, come segna il secondo gol fa start e mi fa quittare la partita. Pensavo che gli fossero caduti i server a lui, rientro in game insomma e mi dà la sconfitta. Quindi penso ci sia un nuovo glitch, un nuovo non lost glitch insomma, per il quale la gente non perde la partita o comunque fa perdere l'avversario. La mia connessione andava benissimo perché comunque ero in live su Twitch e stavo giocando, quindi mi raccomando ragazzi, seguitemi su Twitch, trovate il link qui sotto in descrizione del mio canale. Probabilmente giocherò anche questa weekend in live su Twitch. Ho migliorato la squadra, mi sono comprato Cristiano Ronaldo finalmente, eccolo qui. Ho giocato una decina di partite con lui, come state vedendo, 9 partite giocate, 10 gol fatti, 4 assist, quindi veramente una macchina da gol. In game vado a giocare con questo modulo, ovvero il 4-2-3-1 con Ronaldo davanti, Hazard, Pogba, Mbappé, Matuidi, Kanté, Alonso, Ramos, Varane, Cancelo e Courtois, come state appunto vedendo adesso. Per quanto riguarda Alonso, che molti dicono è mai lento di qua e di là, in realtà io gli ho dato la sua ombra. Da 75 passa a 89 più o meno di velocità, quindi non è che sia così scarso in realtà, anzi, anche fisicamente si fa valere in campo, quindi veramente veramente un gran giocatore. Detto ciò ragazzi, in weekend ho fatto, come ho detto, oro 1 nelle Division Rivals, se non sbaglio non ho giocato questi giorni, quindi penso livello 2, quindi. E devo prendere come sempre i nostri premi non scambiabili che magari sculiamo nei pacchetti, esatto, livello 2 della divisione 3, perché sono sceso dalla 2, sono sceso alla 3. E ci sono ragazzi i pacchetti della Weekend League. Andiamo subito a fare il player pick. Livello 1, oro 1, scusate, come state appunto vedendo. Come sappiamo, questa settimana a livello di IF non abbiamo chissà che. C'è Cavani, c'è Royce, David Silva. Spero, l'unico stop player che spero di non trovare nel player pick è Marcolino Royce. Perché ragazzi? Perché comunque ho il Potom di Royce e quindi chiaramente ho la versione 88, che me ne faccio dell'87. Abbiamo due pack da 100.000, due player pick, 50k e appunto i premi, i punti della Weekend League. Partiamo subito col primo player pick. Spero di trovare Cavani, così lo potrò mettere in una qualche sfida delle icon. Metti che stasera è uscita, visto che vi pubblico il video alle 8, oppure se uscirà lunedì. Comunque, vediamo subito se esce Cavani. Ok, Partey è buono, è un buon centrocampista, mediocre, buona valutazione, comunque 84 di valutazione. Nella media, secondo me, è comunque un 84, ce lo prendiamo e qui siamo ok. E qui ragazzi speriamo di sculare Cavani. Abbiamo trovato Mertens la settimana scorsa, Szczęsny 87, c'era Plea ma è uscito Szczęsny 87, quindi diciamo che non abbiamo sculato al 100% perché c'è Cavani e David Silva con 90 di valutazione, però non ci possiamo lamentare perché potevano uscire giocatori dall'80, 81, 82, 83 insomma. E Szczęsny insomma è uscito, si è fatto rispettare tra Plea, Camps e Finotto, quindi prendiamo su anche Szczęsny. Szczęsny Plea mi sembra una discreta scelta, un discreto player pick, visto comunque la squadra della settimana. Abbiamo preso i 50k, perfetto, andiamo nel nostro negozio dove ci dovrebbero essere tutti i packs cambiamine non, partiamo con i pacchetti oro, premium, maxi, dove non c'è ovviamente il walkout, perché figurati se c'è il walkout, ma c'è il buon Ciricillo Shakhtar Stefanenko. Prossimo pack, sempre oro, premium, maxi, vediamo un po' se ci riserverà una sorpresa da qui ai prossimi pack. Non mi aspettavo il walkout, no, ma
il raro, almeno quello, Vecino dell'Inter. E qui partiamo, 2 da 100.000 e 2 mega rari giocatori misti prime. Andiamo con questi, poi andiamo a aprire i mega rari ed infine, niente walkout, ok, quelli da 100.000 dove teoricamente dovremmo avere più possibilità di trovare qualcosa. Qui partiamo con il portoghese Manuel Fernandes, esterno sinistro. Altro pack, sempre il giocatore misti prime. Poi andiamo con i 2 da 55.000. Niente walkout, sono non scambiabili, però capì, se ci esce un 86, un 87, un 88 in vista dell'SBC delle icone, insomma, che dovrebbero uscire tra appunto oggi che è giovedì e lunedì, non sarebbe male. Pack da 55.000, mega pacchetto oro raro, 30 oggetti, tutti oro, tutti rari, walkout. Dammela l'icona, dammelo il giocatore buono, dai, forza! Navas, porca, c'è solo lui di quella nazione. Navas del Real Madrid 87, pensate che ho anche la versione Champions 88. Il walkout l'abbiamo trovato, sì, è vero. Questo sicuro andrà bruciato in qualche sfida, anche perché è non scambiabile, quindi voglio dire, cioè, me ne faccio veramente poco. E anche Koke, buono, ok. Navas, ok, ok, quindi teniamo Navas, Bender, ok, perfetto. Che Navas non era scambiabile, quindi non lo dicevo, perché non lo manda alla lista? E invece, eccolo qua. Altro mega pacchetto raro e poi andiamo solo sui giocatori. Dammelo un walkout back to back, no, ovviamente no. Spero di averne uno, almeno uno nei pack da 100k. Il belga Cici, chi è? Tielemans? Ma chi è? Tielemans che è andato al Monaco? Camps, che l'abbiamo trovato prima nel player pick, è sempre un if, non è scambiabile, ma tanto ci saranno sfide che richiederanno if sempre comunque. Ta, molto bene, ta. E qui scambiamo tutti i giocatori, così almeno ci pigliamo i crediti per quando li scartiamo. Pack da 100.000, ragazzi, sono due, partiamo con il primo. Preghiamo, incrociamo le dita, per favore, grazie, per favore, ok, siamo partiti bene, dai, 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 non dimmi che Pjanic. Ma perché? Tra tutti i giocatori della Juve che mi puoi dare, tra tutti i portoghesi della Juve che mi puoi dare, mi dai Pjanic, il bosniaco. Dai, va bene, 86 è tutto, però cavolo, è su, cioè, puntava qualcosina di me, no, chissà, qualcosina. Fred, Biglia, Pato, niente di che. Savic, Cornelius, Boateng. Quindi niente, ci teniamo Pjanic, ci teniamo Fred, che potrebbe costare qualcosina. Ma il resto, tocca scartare tutto. E poi adesso rimane l'ultimo pack da 100k. Abbiamo anche qualche pack promo, adesso vediamo se aprirlo. Comunque, ultimo pack da 100.000. Chiudi in bellezza, non chiudi in bellezza. Ma perché non mi dai walkout? Scusa, dai, 100.000, almeno lavagna. Dai, Italia... No, 83 di valutazione del pack da 100.000. Cioè, hai capito giocare tutto un weekend 30 partite per il pack così che fa cagare con Viviano dentro? Cioè, un minimo io mi vergognerei, ma almeno un minimo, cioè anche di più di un minimo. Che schifo, veramente, raga, cioè veramente una merda. Ci sono anche i pack promo da 25 e da 250. Apriamo tre di questi e poi, ragazzi, ma guarda, lo skippo proprio, cioè neanche il walkout non c'era, non è il walkout, però non c'era, quindi lo skippo. E infatti tra Mustafi e Çalhanoğlu non so chi dei due mi possa servire di meno. Apriamone un altro, vai, poi ne apriamo un altro ancora e sono finiti sti pack. Avevo iniziato ad aprire ieri sera, avevo sculato in uno tipo un 87, una cosa del genere. Portoghese, vabbè, cazzo me ne frega, portoghese, tanto Lopez, non può essere Ronaldo visto che non è walkout. Comunque, dicevo, avevo sculato in questi pack, che visto che sono comunque tutti i giocatori, ecco, ta che mi perseguita, tutti i giocatori oro, appunto, di cui tre rari. Vai, l'ultimo, ragazzi, non FIFA Points perché non me li fa comprare, l'ultimo pack da 25.000, vediamo cosa ci esce, ormai tanto, perfetto, niente walkout. Vediamo se nella Champions, ovviamente nella Champions, ma sarebbe stato walkout italiano, oddio, dello Schalke, che non mi ricordo come si chiama, Piccini, forse dovrebbe essere lui, Caligiuri, perfetto, infatti ho detto una cazzata. Comunque, ragazzi, fatemi sapere voi qui sotto con un commento cosa avete trovato voi, passate in descrizione per i vostri crediti da IG Vault, mi raccomando. Se avete bisogno di maglie pazzescamente incredibili, c'è lo sconto del 20% con il mio codice coupon HOME, ragazzi, fino alla fine del mese, quindi mi raccomando, approfittatene. Grazie della visione, grazie di tutto, seguitemi su Twitch per vedermi giocare la weekend live e noi come sempre
Ci vediamo al prossimo video.